Ciao ragazze, ciao ragazzi, finalmente un nuovo Get Ready With Me. Intanto mi avete scritto che vi mancano i miei video di trucco ed avete ragione, quindi eccoci qua. Allora, inizio il mio trucco con un po' di correttore per le occhiaie. Questo sono io che ballo e canto come una scema. E lo stendo solo sulle occhiaie, poi ne stenderemo un altro di correttore. Ma prima passiamo al fondotinta. Questo è il Born This Way di Too Faced, lo uso da più di un anno, mi ci trovo benissimo, amo questo fondotinta e devo dire ufficialmente di essere passata alla tonalità invernale. Quindi la tonalità cadavere, ebbene sì, e quindi stendo con la mia Beauty Blender il fondotinta su tutto il viso. Tra l'altro, oggi ho anche un sacco di brufoli. Purtroppo, naturalmente, quando filmo un video di trucco ho 100 brufoli. Poi passiamo appunto al correttore. Questo è Born This Way, si chiama anche questo ed è fantastico. Mi trovo molto, molto bene con questo correttore. Non va nelle pieghette, è leggero, insomma. Mi trovo molto bene con lui e lo stendo appunto su tutte queste zone e a triangolo sotto gli occhi. E poi vado a fissare la mia base con la Cipria Makeup Forever compatta. Uso questa perché appunto è trasparente ed è molto semplice, non serve abbinarla, come sapete, al colore del fondotinta del viso. Poi vado con il contouring e con il mio pennello vado a stenderlo appunto su tutto il viso, sotto gli zigomi, un po' su sopra le tempie. E poi in modo appunto da sottigliare un pochino il viso e poi lo sfumo per bene anche sotto sul collo. Poi ne prendo ancora un po' della mia terra Too Faced, che tra l'altro profumo di cioccolato, l'adoro, e vado a fare il contouring al naso in modo da sottigliare il naso un pochino, specialmente nella parte media del mio naso, e poi sotto vado a stendere la terra in modo da come dare un'idea di naso alzato, perché non mi piace tantissimo il mio naso, quindi in questo modo, tra virgolette, lo modifico un po'. E poi blush, questo è di Givenchy ed è un semplice blush color carne, quindi è molto molto naturale e lo stendo con il mio pennello due fibre. Poi passiamo al primer occhi, questo è di Inglot e devo dire ho finito quello dell'Urban Decay e mi trovo molto bene anche con questo primer dell'Inglot, devo dire non serve tantissimo, quindi con poco ho una base che mi dura fino a sera. Poi passo alla palette, questa è di Clarins ed è fatta per gli occhi azzurri, quindi a tutte queste tonalità appunto che fanno risaltare l'azzurro degli occhi, vado a stendere prima il color champagne su tutta la palpebra mobile fissa e poi passo con questo marroncino, un grigio marroncino scuro e vado ad applicarlo solo sulla palpebra mobile. Mi concentro un po' di più lungo le ciglia, poi prendo questo grigio, un grigio viola più o meno, non lo so, un grigio viola e lo stendo nella piega andando anche a sfumare il colore che ho messo nella palpebra mobile poco fa. Poi prendo questo arancio rosa, io non so descrivere proprio i colori, cioè pessima, quindi insomma mi avete capito, e vado a stenderlo appena sopra il grigio che abbiamo messo nella piega poco fa, quindi proprio appena sopra e unisco i due colori. Poi riprendo il marrone scuro e lo applico anche lungo le ciglia inferiori, quindi dall'angolo esterno fino all'angolo interno. Poi con un pennello pulito sfumo il tutto, sia sopra che sotto, ma mi concentro soprattutto sulla parte superiore. Poi vado ad usare per la prima volta lo sketch marker di Too Faced, questo non è altro che un eyeliner a pennarello. Mi piacciono tanto gli eyeliner a pennarello, sono i più facili da utilizzare, e vado a stenderlo appunto creando una piccola codina all'esterno che allunga l'occhio. Poi vado ad utilizzare una matita nera, questa di Too Faced, sapete, tra le mie preferite perché scrive benissimo, è morbida e quindi non irrita gli occhi, non bisogna passarla 30 volte, e vado ad applicarla solo sulla rima interna dell'occhio. E poi mascara, questo è di Kiko, mi piace perché ha lo scovolino piccolino, molto molto preciso, e lo stendo, come ben sapete ormai, solo sulle ciglia inferiori perché sopra ho l'extension, quindi non ne ho bisogno. E appunto vado, come sempre, molto molto pesante con il mascara, per dare molto più volume alle ciglia, eccetera, eccetera, anche se quelle superiori sono un po' sporche di ombretto, ma tralasciamo. Poi passo alle sopracciglia.
Questa è la palette per sopracciglia Urban Decay di Gwen Stefani, mi piace molto, ma preferisco usare i pennarelli, cioè i pennelli quelli angolati grandi, insomma, ma qui avevo sotto mano questi, quindi ho usato quelli nella palettina e vado a riempire le mie sopracciglia con il colore appunto presente nella palettina. Vado ad utilizzare quello più scuro e vado appunto a segnare prima la parte sotto delle sopracciglia, poi la parte sopra, e poi vado a riempire al centro, poi le pettino con questo scovolino, con questo pettinino, e poi passiamo alle labbra. Questo è un NYX Liquid Suede, è un colore per le labbra che una volta steso diventa completamente opaco. Io amo questo colore, secondo me è il perfetto colore autunnale per le labbra, e volevo assolutamente usarlo in questo video per farlo vedere perché mi piace tanto. E qui deve ancora diventare matte, ma fidatevi, dopo 5 minuti diventa completamente matte, diventa tipo una tinta labbra. Poi passiamo ai capelli, e qui intanto mi avete chiesto come faccio a fare i boccoli, come arriccio i miei capelli ultimamente, eccetera eccetera, quindi ho pensato di farvi vedere tutto quanto. Ed uso questo arricciacapelli, ma insomma un qualsiasi arricciacapelli va bene, il mio è piuttosto appunto ampio, in modo da creare dei ricci non molto definiti. Voglio solo delle onde, un po' stile Victoria's Secret, e questo è il risultato che voglio. E quindi mi concentro anche molto già dall'attaccatura in alto, perché voglio che mi faccia un po' di volume, perché io ho volume zero, e quindi continuo così fino a quando ho arricciato tutti i miei capelli, e voilà, ora abbiamo finito. Poi naturalmente ho applicato un po' di lacca, che qui non si è visto, ma ho applicato anche la lacca, altrimenti i ricci non mi durano un secondo. Poi qui siamo passati nella zona cabina armadio, questi sono i vestiti che ho scelto per oggi, gonna, una mantellina e poi i miei nuovissimi stivali Stuart Weitzman, che ho desiderato per tantissimo e finalmente li ho presi. Sono quelli, vedete, sopra al ginocchio, tra l'altro nel background si vede anche la cosa per pulire i peli dei gatti, che se avete degli animali sicuramente conoscete, quella spazzolina dell'IKEA. Ebbene, questo è il mio outfit di oggi, gonnellina stile college girl, stivali Stuart Weitzman sopra al ginocchio grigi, con mantellina grigia, lana, morbida, comoda e molto calda. Poi ho abbinato la mia Celine, quindi tutto colori neutri per oggi. Questa è la Celine Nano, la adoro, sapete, l'ho presa ad Amsterdam. Anche gli accessori sono molto semplici, tutti in oro bianco. Questi sono i miei orecchini Chanel, poi vedete anche il mio anello di fidanzamento che adoro e non faccio altro che guardarlo. E poi questa è un'inquadratura un po' più da vicino per gli stivali. Un bacione, grazie a tutti quanti per aver visto il video, bacio grande, ciao!